Ciao gente, io sono il Pozzo. Catherine Moivzin, conosciuta come la Voisin, è celebre perché è coinvolta nello scandalo degli affari dei veleni, nei quali videro implicati un discreto numero di aristocratici condannati con l'accusa di avvelenamento e stregoneria. In concomitanza al verificarsi di bancarotta dell'attività commerciale del marito, un noto gioielliere e commerciante di setta, avente il negozio a Pont-Marie a Parigi, la Voisin, per sostenere la sua famiglia, intraprese la carriera di chiromanzia. Ella si occupò anche di medicina, in particolare di ostetricia. A capo di una rete di indovini a Parigi, i quali fornivano veleni afrodisiaci, aborti e presunti servizi magici, messe nere a clienti facoltosi, per soggiogare ancora i più clienti si fece fare un abito di velluto rosso, ricamato con delle aquile in oro a un prezzo esorbitante per l'epoca di 1500 sterline. Il suo business comprendeva la vendita di amuleti e raccomandare pratiche magiche di vario genere. Tra i suoi riti esoterici era solita mettere denti di talpe, ma anche sangue umano, polvere di resti di persone. Erano tra i presenti ingredienti delle polveri d'amore elaborate della Voisin. All'epoca l'arte dell'avvelenamento era diventata una scienza consolidata, essendo stata perfezionata in parte da Giulia Toffana, un'italiana avvelenatrice professionista attiva solo qualche decennio prima della Voisin. Tra i suoi clienti più famosi, Olimpia Mancini, contessa de Sausson, Maria Anna Mancini, duchessa de Bouillon, Elisabetta, contessa di Grammont, la bella Hamilton, François-Henri de Montessori, duca di Lussemburgo, la principessa Maria Luisa Charlotte de Tingre, la duchessa Tournai de Vivonne, il marchese Louis de Sac e il maresciallo de La Ferte. All'interno delle sue mura esisteva una fornace per bruciare i corpi e i feti dei neonati morti. Immense erano le sue entrate finanziarie, in grado di sostenere una famiglia di 6 persone e suoi amanti, tra cui il conte di Labatie, il boia André Gillamont, il visconte de Gosserand, l'alchimista Blessis, l'architetto Fachet e il mago Hamann Lesage. La più importante cliente della Voisin era Madame de Montespan, amante regale ufficiale del re Luigi XIV di Francia. Montespan commissionò una messa nera, messa che fu celebrata in una casa in Rue de la Tannerie. Adam Lesage e l'abate Mariotto officiarono, mentre la Montespan pregò per conquistare l'amore del re. Ogni qualvolta sorgesse un problema con il re, Montespan interpellava la Voisin affinché intercettasse attraverso le sue fatture. La Voisin ha anche fornito alla Montespan un afrodisiaco con il quale la Montespan drogò il re. Quando il sovrano intraprese una relazione con Angélique de Fontagé e le chiese che fossero uccisi sia il re sia la Fontagé, il piano per sbarazzarsi del re era quello avvelenandolo tramite una petizione da consegnare nelle sue mani. La tresca però non andò a buon fine, poiché la Voisin, visitando la corte reale a Saint-Germain per consegnare la petizione in data 5 marzo 1679, quel giorno però c'erano troppi richiedenti e il re non prese in mano i loro documenti. Ma il male della Voisin sembrava essere al capolinea. La morte della suocera del re, la duchessa d'Orléans, fu erroneamente attribuita all'avveleno e ai crimini di Madame de Brinvilliers, facente parte nello scandalo degli affari dei veleni. Nel contempo, alcune persone accusarono le streghe di rapire bambini per le messe nere. Nel 1677 la chiromante Magdalene de Lagrange fu arrestata per aver avvelenato una persona. La chiromante sostenne di avere delle informazioni su crimini di grande importanza. 2 anni più tardi fu arrestata la Voisin fuori dalle Notre Dame de Bonnet de Voulet. Al suo arresto seguì quello della figlia Marguerite, Gibor, Lesage e il resto della sua rete di collaboratori. La Voisin fu imprigionata a Vincennes, dove fu sottoposta a interrogatori. Il 27 dicembre 1679 Luigi XIV
emanò un ordine affinché l'intera rete venisse sterminata con tutti i metodi, indipendentemente dal rango, dal sesso e dall'età. La Megera non fece mai i nomi dei suoi clienti durante gli interrogatori. La sua lista di clienti, l'organizzazione delle messe nere, il suo rapporto con la Montespan e il tentativo di uccisione del re furono rilevati dopo la sua morte. La Wisin fu condannata per stregoneria e fu bruciata in pubblico nella Place de Grève di Parigi il 22 febbraio 1680. Se questo video ti è piaciuto, lascia un like, alla prossima, ciao!